Ragazzi, allora qui oggi ho strugato un po' di elettrotecnica. Ho fatto delle prove che non sarebbero da fare, ma le ho provate perché devo fare un'applicazione strana. Praticamente ho alimentato un motore a 220 trifase con la 110 volt monofase da un inverter da 220 trifase e ho usato un trasformatore. E allora, ricapitoliamo. Entro con la 'arriva. Entro con la 2,30. Entro con la 2,30 nell'inverter monofase. L'inverter è un trifase. L'ho già impostato. Aumento la tensione d'uscita. Ho portata. Adesso la porto al massimo. 50 Hz. 50 Hz che corrisponde a 214 volt. Vedete? Pensa a te, qui ci sono 52, è un inverter intelligente. Esco con la 214 volt, vedete? 214 volt, che vado al trasformatore monofase, eccola, che la riduco a 110, eccola, che alimento il motore trifase in monofase, naturalmente mettendo il condensatore. E difatti c'è 109, in quanto devo far andare questa macchina che ha un motore che necessita la velocità variabile a 110 volt trifase ma con condensatore, perciò in monofase. Bene, e allora a me piacciono i piani ben riusciti, anche questo è riuscito, va a finire che quest'altra volta a forza di studiare faccio l'energia gratis. Energia gratis facendo di queste combinazioni. Ciao a tutti. Ah, poi si regola, eh? Vedi? Ovvio che il motore, essendo un 220 e alimentato 110, rende meno. Quando questo sistema andrà a alimentare il motore da 110 volt con 110 volt in uscita dal trasformatore e con la frequenza variabile, direi che dopo siamo perfettamente quasi a corrente nominale perché è un ventilatore. Ciao a tutti!